L'alternatore o dinamo è un apparecchio che serve a produrre la corrente alternata. È essenzialmente una spira che viene fatta ruotare all'interno del campo induzione magnetica generato da questa calamita. La rotazione della spira viene indotta dall'esterno in modo meccanico. La rotazione è la causa e l'effetto è la produzione di corrente elettrica alternata. Facciamo partire la simulazione, la spira gira in senso orario e si vede che si produce la corrente alternata. Il motivo per cui accade questo è che il flusso del campo magnetico attraverso la spira cambia in continuazione e quindi la spira fa scorrere corrente indotta in continuazione per cercare di contrastare queste variazioni del flusso magnetico. L'alternatore o dinamo è in qualche modo il contrario del motore elettrico. Infatti nel motore elettrico la corrente elettrica non era prodotta, cioè generata dall'apparecchio, ma invece veniva inviata all'apparecchio, cioè al motore, da un alimentatore esterno. E l'effetto del passaggio di corrente era la rotazione del motore. Quindi la causa e l'effetto sono scambiati. Riassumendo, nel motore elettrico la corrente è la causa e l'effetto è la rotazione del motore. Nel caso dell'alternatore, la causa è la rotazione indotta dall'esterno e l'effetto è la corrente alternata prodotta.